A poche ore dall'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del codice attuativo della riforma degli appalti pubblici, la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia ha già ospitato un seminario per illustrare agli addetti ai lavori le novità in materia. Un incontro a cui, su invito dell'amministratore unico di Villa Umbra Alberto Naticchioni, ha preso parte anche Antonella Manzioni, capodipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È senz'altro una rivoluzione perché è un testo più snello, il numero degli articoli già la dice lunga, si tratta di poco più di 200 articoli che andranno a sostituire i quasi 1000 del sistema codicistico attuale. Sarà inoltre l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dotata di nuovi compiti e maggiori poteri, a definire le linee guida per l'attuazione delle norme alle stazioni appaltanti che saranno ridotte ma maggiormente professionalizzate. Linee guida che diranno esattamente il vademecum del come attuare il codice appalti, magari fornendo anche bandi tipo, capitolati tipo. Come Corte dei Conti, sia in sede giudiziale che quindi giurisdizionale che in sede di controllo, bene, insomma, il nostro parametro di riferimento è la legge. Se la legge è una legge complessa, complicata, astrusa, nella quale è difficile districarsi, noi abbiamo dei problemi. Se è una legge semplice, chiara, contenuti inequivocabili, bene, sarà anche più facile il nostro compito. Una normativa che sia più semplice e anche più efficace garantisce non solo un risultato, ma garantisce anche nel percorso i funzionari, i dirigenti, gli amministratori che spesso faticano a districarsi in una selva di articoli, di norme, di procedimenti che a volte il risultato che l'atto è perfetto e legittimo, ma magari il lavoro viene realizzato dopo 10, 15, 20 anni e non c'è più quell'efficienza di cui appunto si ha bisogno. Da questo punto di vista, con il nuovo codice cambiano in parte anche i criteri per le gare di appalto. Si tende a privilegiare quello che tecnicamente si chiama il criterio dell'aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, che significa dover fare sempre una comparazione nell'offerta costi-qualità. La riforma del codice degli appalti avrà un grosso impatto sul territorio, su tutte le pubbliche amministrazioni e noi da oggi inizieremo un cammino di approfondimento di queste norme. È una riforma che avvicinerà ulteriormente ai cittadini alla pubblica amministrazione, anche perché questa riforma dovrebbe far sì che le opere pubbliche si possano concludere in tempi brevissimi, ma soprattutto che non ci sia la lievitazione dei costi.